Cari amici, eccoci giunti nuovamente ad un ulteriore seduta. Questa volta l'oggetto è il peccato che non trova perdono e il peccato che mena a morte. Come intro abbiamo scelto prima Giovanni, capitolo 5, verso 14 fino al verso 21. Vogliamo leggere sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Leggiamo. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo alcuna cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che qualunque cosa chiediamo, Egli ci esaudisce, noi sappiamo che abbiamo le cose che abbiamo richieste da Lui. Se alcuno vede suo fratello commettere peccato che non sia morte, preghi il Dio, ed Egli gli donerà la vita, cioè a quelli che peccano, ma non a morte. Vi è un peccato a morte, per quello io non dico che egli preghi. Ogni iniquità è peccato, ma v'è algun peccato che non mena a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma chi è nato da Dio conserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il figliuolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento a ciò che conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Amen. Bene, fino qui la parola del Signore. Vogliamo prima di tutto considerare il verso 20, un verso molto importante, lo vogliamo rileggere, ma noi sappiamo che il figliuolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento a ciò che conosciamo, colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Già. Nota bene come termina il versetto con l'asserzione la vita eterna. Quindi se Gesù dà la vita eterna, perché Egli è la vita eterna, chi può dare la vita eterna se non che è Dio? Questo di per sé dimostra che Gesù è Dio. Inoltre, a sottolineare questa grande verità, sta il fatto che appunto lo mette nero su bianco. Questo è il vero Dio. Ripetiamo, Lui dice qui, lo Spirito Santo dice nella sua parola, Gesù Cristo, questo è il vero Dio, benedetto egli sia. Ecco qui un passo molto particolare dove evidenzia che Gesù è Dio. Quindi abbiamo la Trinità, ovvero abbiamo il Padre, abbiamo il Figlio e abbiamo lo Spirito Santo. Ora in questa seduta non stiamo parlando della Trinità, lo abbiamo fatto altrove, ma ad ogni modo era necessario, visto che si trova nel passo che abbiamo letto, soffermarci in questa grande verità, ovvero che Gesù è parte della Trinità ed è la seconda persona della Trinità. La parola Trinità è vero che non si trova scritta nella Bibbia, ma in compenso c'è la Trinità. Tante parole non si trovano scritte nella Bibbia, ma c'è il concetto. Benedetto è il santo nome del Signore, anche la parola sacramenti non c'è nella Bibbia, ma pure c'è il concetto. Benedetto egli sia. Vogliamo andare avanti in questa meditazione di questo momento, di questa seduta. A enfatizzare quanto stiamo dicendo, vogliamo leggere un altro passo prima di chiudere e poi passare a quello che sarà l'oggetto centrale. E quindi desidero condividere con voi, lo sto cercando nella parola, Atti o Fatti degli Apostoli, capitolo 20. Non ricordo il verso, lo vado a cercare, verso numero 28. Quindi Fatti degli Apostoli, capitolo 20, verso 28, leggiamo: attendete dunque a voi stessi e a tutta la greggia nella quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascer la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Ora, da quando in quando Dio ha acquistato la Chiesa col proprio sangue, come abbiamo letto, lo ripetiamo, la quale egli ha acquistata col proprio sangue.
Fino a prova contraria è Gesù che ha sparso il proprio sangue, ma qui leggiamo per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Ecco qui un altro passo che ci dimostra che Gesù è Dio. E lo mette nero su bianco. E ancora prima dice, nella quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Ecco qui che lo Spirito Santo costituisce vescovi. Ma non era il Padre che costituiva dei vescovi, certo, ma anche lo Spirito Santo lo fa. Questo dimostra che la Trinità è paritetica. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, è stato un piccolo intro a questa seduta che esula da quello che è l'oggetto principale, l'ho detto, lo desidero ripetere. È importante. Noi ripetiamo molto nelle nostre sedute per far capire meglio all'ascoltatore. Gloria al santo nome del Signore. Ora invece vogliamo ritornare invece al passo che abbiamo letto nell'introduzione. E quindi prima Giovanni capitolo 5, dal verso 14 al 21, e vogliamo leggere nuovamente il verso numero 16. Se alcuno vede suo fratello commetter peccato che non sia a morte, preghi Dio ed egli donerà la vita, cioè a quelli che peccano, ma non a morte. Vi è un peccato a morte, per quello io non dico che egli preghi. Fino a qui la lettura è un passo molto particolare, è un passo che desta perplessità in molti credenti, soprattutto quando questi sono giovani nella fede. Ricordo quando io ero giovane nella fede, circa un paio di decade fa, e mi trovai alla presa con questi versi, in verità rimasi un po' perplesso. E tant'è che mi chiedevo sempre, mi è capitato di chiedermi se avessi mai commesso una bestemmia contro il Signore senza rendermene conto e mi trovassi in una situazione che ormai non ci fosse più rimedio. Perché dico questo? Beh, perché la parola di Dio non puoi, come dire, visionarla semplicemente avvalendoti di un testo, ovvero di un passo, ovvero di un versetto, come dice il detto, un verso fuori dal contesto altro non è che un mero pretesto. E quindi tutta la parola va esaminata sempre alla luce di tutta quanta la parola di Dio, come scritto nel Salmo 119 verso 160, appunto, la somma della tua parola è verità. Di conseguenza questo verso va visto insieme ad altri versi. Uno su tutti è Matteo capitolo 12. Matteo capitolo 12 dovrebbe essere il verso 31. Lo vado a cercare nella parola. Matteo 12, verso 31, sì, leggiamo. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini, ma la bestemmia contro allo Spirito Santo non sarà loro rimessa. E poi continua. E a chiunque avrà detto alcuna parola contro al figliuolo dell'uomo, cioè a Gesù, sarà perdonato. Ma a niuno che l'abbia detta contro lo Spirito Santo sarà perdonato né in questo secolo né nel futuro. E alla luce anche di quest'altro verso mi chiedevo, hai visto mai? Avessi commesso qualche peccato che non trova perdono davanti a Dio? E questa è una storia molto antica, che già nell'epoca rinascimentale trovava molto spazio questa perplessità in molti credenti, uno su tutti. Chi ha letto la storia di John Bunyan, l'autore del Pellegrinaggio del Cristiano, ha avuto, diciamo, quasi tutta la vita una, permettetemi questa parola, una paranoia, ovvero quella di pensare che lui avesse mai commesso un peccato imperdonabile. Eh già, ma John Bunyan era figlio dell'epoca sua, ovvero all'epoca esistevano molto queste perplessità negli individui, cioè di trovarsi in una situazione tale davanti a Dio da non trovare più perdono, da non trovare più riscontro. Era un'epoca un po' particolare. E appunto i passi che la facevano da padrone erano proprio questi che abbiamo appena citato.
Ora cosa succede qui in questi passi? Che appunto se questi passi non si comprendono bene possono generare grandi perplessità. Ma una volta che questi passi vengono compresi, in realtà non sono altro che la delucidazione di uno stato ben chiaro, ben netto e difficilmente il credente potrà mai più trovare queste perplessità nella propria vita una volta appunto che li ha capiti bene, ma ahimè bisogna capirli bene. E quindi per capirli bene non dobbiamo fare altro che esaminare tutta quanta la scrittura, maturare tutta quanta la scrittura nel proprio cuore, ci vuole tempo e è bene che anche qualcuno ce la possa spiegare, ovvero il Signore ha istituito, no? I ministeri, che sono cinque. Chi come pastori, chi come dottori, chi come evangelisti, chi come apostoli, chi come profeti. Poi ci sono anche i nove doni. Insomma, ha istituito, come dire, gli anziani nella Chiesa affinché potessero, spiegare, benedetto il santo nome del Signore, la parola di Dio. Tutto questo sotto la guida unica diciamo, la guida unica, dello Spirito Santo. Benedetto è il nome santo del Signore. Tutto questo sotto la guida dello Spirito Santo. Benedetto sia il nome del Signore. E desidererei partire appunto da quest'ultimo passo letto che si trova in Matteo 12, 31 e 32. Come abbiamo potuto vedere, è scritto che chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non troverà perdono presso Dio, mentre invece chi avrà detto alcuna parola contro al figliuol dell'uomo, cioè contro Gesù, invece troverà perdono. A questo punto nasce la famosa domanda del milione, come la chiamo io, ma allora lo Spirito Santo è più grande di Gesù? È una domanda legittima. La risposta è no, assolutamente no. Il punto che noi dobbiamo valutare è che il figliol dell'uomo Gesù, appunto figliol dell'uomo, qui sta parlando del figliol dell'uomo, cioè di quando Gesù era qui sulla terra. E quindi quando Gesù ha preso corpo umano per familiarizzare con l'umanità persa nei propri peccati, è venuto per fare cosa? Per condannare? No. È venuto per salvare. Ed è in questo contesto che qui la scrittura evidenzia questo aspetto, ovvero che chi avrà detta una parola non buona contro il figliolo dell'uomo in questo contesto, gli sarà perdonato, ma chi l'avrà detta contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonata. E questo, lo ripeto per la seconda volta, ci potrebbe portare a pensare che lo Spirito Santo è più grande di Gesù. Così non è. Quindi per racchiudere il tutto in poche parole, per spiegare il tutto in poche parole, bisogna considerare quello che Gesù ha fatto, ovvero Gesù ha preso un corpo come il nostro per familiarizzare con noi, è venuto qui sulla terra e ha vissuto in mezzo a noi umani e ha avuto una vita normale come tutti quanti, all'età di circa 30 anni, ha iniziato il suo ministero. Dopo circa 3 anni e mezzo, lui lascerà volontariamente la propria vita, salirà sulla croce e pagherà per l'umanità, per pagare i peccati. E solamente dopo che lui avrà fatto questo e sarà morto per tutta l'umanità, allora poi risorgerà. E una volta risorto, salirà su nel cielo per intercedere per tutti noi. Ora, cosa succede quando il Signore sale su nel cielo? Questo è ben specificato nell'Evangelo di Giovanni. C'è un colloquio tra il Padre e tra il Figlio. Le due si parlano. E allora, in base a questa conversazione, loro mandano lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è scritto che ci guiderà in tutta la verità. Gesù è la via, la vita e la verità. È scritto sempre in Giovanni. E allora lo Spirito Santo quando viene sulla terra e quando va nel
cuore del credente per compungere quel cuore che è un peccatore e che ha bisogno di Cristo. Allora che cosa fa lo Spirito Santo? Lavora in quel cuore. E allora quando questa anima che riceve questa guida nella verità, che è Cristo, non accetta questa guida, praticamente non c'è più scampo per lui e non trova perdono. È una sorta di bestemmia. Anche questa è una interpretazione. Qualcuno dirà, no, lì si riferiva ai farisei che avevano appena bestemmiato in questo senso qui. E sì, è vero, anche questa è un'altra interpretazione, perché un verso trova più interpretazioni, però non dimentichiamo che molti farisei si sono poi convertiti, benedetto è il santo nome del Signore, e comunque molti farisei perseguitavano il Signore Gesù e poi si sono convertiti, uno su tutti Paolo, l'apostolo Paolo era un fariseo e non solo, perseguitava Gesù e non solo. Il Signore Gesù gli disse: ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Il pungolo era un pezzo di legno appuntito che praticamente veniva usato per punticare l'animale, per farlo camminare. E quindi lì il Signore Gesù sta dicendo che spesso il Signore, lo Spirito Santo, lo pungicava per far sì che l'apostolo Paolo potesse reagire, visto che era un fariseo, conosceva bene la legge, e la legge parla tutta di Cristo, potesse reagire e accettare Cristo, ma lui recalcitrava. Quindi molti farisei trovarono, benedetto il nome del Signore, perdono. Quindi quando qui dice che la bestemmia contro lo Spirito Santo è dei farisei, intende dire tutti coloro che conoscono la parola di Dio, che conoscono la verità, che conoscono le cose eccelse di Dio, e recalcitrano contro questa, è una bestemmia che poi non trova perdono. Ora qualcuno dirà, ma il sangue di Cristo non è potente per lavare tutti i peccati? Amen. È proprio qui il punto. Ecco, il sangue di Cristo è potente per lavare tutti quanti i peccati. Tutti. Non c'è un peccato che il sangue di Cristo non può lavare. Se ci fosse un solo peccato che il sangue di Cristo non sarebbe in grado di purificare, di lavare, di perdonare, il sacrificio di Cristo sarebbe stato imperfetto. Ma così non sia, perché Cristo è perfetto, Dio è perfetto e il sacrificio di Cristo è perfetto. Di conseguenza, il peccato imperdonabile è quel peccato che non si vuole portare ai piedi dell'agnello e dire: Signore, perdonami, Signore, ti riconosco. E dire allo Spirito Santo che ti compunge nel cuore per dirti: il Cristo è Dio e ha pagato un prezzo per te, per intercedere presso il Padre, ed io lo Spirito Santo, dice lo Spirito Santo, ti sto compungendo per guidarti in questa verità. Tu riconosci che sei un peccatore, come dice la parola, che è Cristo, Romani 3:23, tutti siamo peccatori. Indurire il cuore in questa maniera, specialmente a chi ha la conoscenza, è una bestemmia che non trova perdono. Già, non trova perdono perché il peccato non viene confessato. E se il peccato non viene confessato, non viene riconosciuto, come fa Dio a perdonare coloro che non vanno a Lui? È molto semplice. E per chiudere questo quadro è necessario leggere Ebrei, sì, Ebrei capitolo 6, lo sto cercando nella mia Bibbia. Ebrei capitolo 6, dovrebbe essere il verso 6, vediamo. Sì, Ebrei 6, verso 4. Ebrei 6, verso 4, leggiamo: perciò che egli è impossibile che coloro che sono stati una volta illuminati e che hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo ed hanno gustata la buona parola di Dio e le potenze del secolo a venire, se cadono, siano da capo rinnovati al ravvedimento. Cioè è impossibile, dice prima, poiché di nuovo crocifiggono
in se stessi o a se stessi il figliuolo di Dio. Ecco qui. Qui sta parlando di colui che volontariamente, dopo essere nato di nuovo, cioè di acqua e di spirito, aver gustato le potenze che vengono dal cielo, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, le verità che ci fanno riconoscere peccatore, tutte queste grandi cose che Dio ha preparato innanzi ai secoli per tutti coloro che avrebbero creduto nel suo figliuolo, quindi per la Chiesa, se volontariamente si fossero tratti indietro, per quei tali non ci sarebbe stata più alcuna speranza. Ma vorrei ancora spiegarmi meglio. Noi dobbiamo capire due parole, la parola peccatore e la parola apostata. Sono due parole diverse, simili ma diverse. Il peccatore, ok, è peccatore, sappiamo tutti che cos'è un peccatore. Il peccato è la trasgressione della legge, appunto, la legge. Quale legge? Che prima non c'era il Vangelo. Eh sì, la legge, proprio la legge. E ovviamente poi viene l'Evangelo che va a illuminare di più la legge. Non è che io cristiano non devo osservare la legge, ci mancherebbe, non sono giustificato per la legge, ma certo che la devo osservare. I 613 comandamenti che si racchiudono in 10 comandamenti che a sua volta si esemplificano in 2 comandamenti. Ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Ma non è che io non sono tenuto a osservare la legge, ad esempio non farti tatuaggi. O ad esempio io non mi posso sposare con mia zia perché la legge dice che non lo posso fare. Quindi io sono tenuto a osservare la legge, a non rubare, non uccidere, non far del male agli animali. Questa è legge. Rispettare il creato, questa è legge. Aiutare anche il mio nemico già veniva dalla legge. Poi c'è quella parte spirituale, quella parte spirituale che non è più letterale, ma appunto acquista una metamorfosi spirituale. Ad esempio tutta la parte sacrificale. La parte sacrificale è chiaro che rappresentava il grande sacrificio, cioè di Cristo, ma ad ogni modo non è questo il tema. E quindi quelli che sono stati illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, cioè che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, costoro, se cadono, è impossibile rinnovarli. E quindi vero è che apostata è peccatore, è certo che un apostata è peccatore, ma un apostata non è un semplice peccatore, che poi semplice non è, perché un peccatore che muore nel peccato andrà all'inferno, ma l'apostata è qualcosa di più. L'apostata è colui che, avendo ricevuto tutte queste cose che abbiamo lette, e volontariamente decide di abbandonare tutto pur rimanendo dentro la Chiesa e comincia a remare contro il Vangelo di Gesù Cristo, infilzando false dottrine nella Chiesa per distruggere la Chiesa. Come è scritto che negli ultimi tempi molti falsi dottori, apostoli, profeti, pastori sarebbero sorti per infilzare cattive dottrine. Quello è l'apostata. Quindi volontariamente persone che sono nate di nuovo e che hanno gustato tutte queste cose, per cui tali non c'è più speranza. Ma perché? Il sangue di Cristo non può lavare i loro peccati? Oh sì, se si pentono. Ma qui la scrittura ci sta dicendo che non si pentiranno mai. Non si pentiranno mai. Perché chi cade, è scritto sempre in Matteo, dovrebbe essere sempre il capitolo 12, diventa 7 volte peggio di prima. Il nemico porta con sé appunto 7 demoni, diventando costui 7 volte peggiore. Cioè 7 è completezza e perfezione, che poi uno può essere anche completo e perfetto anche nel male. Benedetto è il santo nome del Signore. E tornando, vado a cercare, prima Giovanni 5,
verso 16, il peccato che mena a morte. Ma domanda, ma non menano tutti a morte i peccati? Sì, menano tutti a morte. Evidentemente qui sta parlando di una morte materiale oltre che spirituale. Alcuni dicono no, è solo una morte materiale, altri dicono no, è solo una morte spirituale. Io dico è tutte e due. Qual è il peccato che mena a morte e una morte materiale? O ce ne sono diversi? Uno su tutti ce lo dice Prima Corinti, capitolo 12, verso 30. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, lo sto cercando. Prima Corinti 12, verso 30. Dice quanto segue. No, non è 12:30. È 11:30. Prima Corinti 11:30. Benedetto è il santo nome del Signore. Leggiamo: perciò fra di voi vi sono molti infermi e malati, e molti dormono. In verità, questa è una versione un po' arcaica, ma se leggete altre versioni, dice e molti muoiono. Quindi, perciò fra di voi molti sono infermi, molti sono malati e molti muoiono. Se tu leggi prima, dice, parlando della Santa Cena, poiché chi ne mangia e ne beve indegnamente, verso 29, mangia e beve un giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. E poi, appunto, continua. Perciò fra di voi molti sono infermi, malati e molti muoiono. Ecco uno dei peccati che mena a morte. Quello di mangiare la Santa Cena indegnamente, come dice nel verso 27, perciò chiunque avrà mangiato questo pane e bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ecco qui uno dei peccati, come è scritto appunto in Prima Giovanni capitolo 5 verso 16, che mena a morte. Certamente tutti i peccati menano a una morte spirituale, e se moriamo nel peccato andremo all'inferno, ma non tutti i peccati menano a una morte anche fisica. Ovvero, se io dico faccio un torto a qualcuno, magari inconsapevolmente, certamente è un peccato. Ecco qui che Davide diceva: perdonami anche i miei peccati occulti, cioè no, quelli che faceva di nascosto, quelli che lui non conosceva, ci mancherebbe. È certo che sono peccati, e quindi noi dobbiamo chiedere perdono al Signore per i peccati che commettiamo senza accorgersene, ma non sono peccati che menano a una morte materiale, mentre alcuni peccati che tu commetti, in particolare consapevolmente, alcuni peccati menano a una morte proprio materiale, come quello di mangiare la Santa Cena, oppure malattie e infermità. Ed io di queste testimonianze ne ho sentite, venendo appunto da una famiglia molto antica. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, ora, avendo trattato questa materia che può risultare ostica per quanti si accostano per la prima volta alla fede del Signore, vogliamo continuare e fare un ultimo appunto. Nella parte finale del verso 13 dice: vi è un peccato a morte, per quello io non dico che egli preghi. Qui lo scrittore non ci vuole dire che pregare per il peccato che mena a morte
non si debba fare perché sia peccato o chissà che, ma tu puoi anche farlo, ma tanto non servirà a nulla. Cioè, colui che sta peccando a morte significa anche questo, perché, ripeto, le traduzioni sono molteplici, gli insegnamenti sono molteplici. Chi sta peccando a morte è consapevole che lo sta facendo e non ha la minima intenzione di ravvedersi. Non ha la minima intenzione di piegare le proprie ginocchia e chiedere lui perdono. E se qualcuno non vuole ravvedersi e non vuole chiedere perdono, tu puoi pregare quanto vuoi. La tua preghiera non può dare vita eterna a un altro. L'unico che può dare vita eterna è Cristo Gesù. È il suo sacrificio, è la sua resurrezione, è il suo sangue che può lavare i peccati. Ma se il peccatore non va ai piedi dell'agnello, ai piedi della croce, e si piega in ginocchio per chiedere perdono, nulla lo salverà se lui non fa questo. Tu puoi pregare quanto vuoi, ma se lui non fa questo, ovvero colui che dopo aver gustato, come abbiamo letto in Ebrei 6,4, dopo aver gustato le potenze a venire, lui volontariamente decide di peccare a morte, di bestemmiare contro lo Spirito Santo, di essere apostata, di remare contro la Chiesa di Cristo. Se volontariamente decide questo, ormai per lui non c'è nessuna speranza, perché lui stesso non vuole essere salvato. Ecco che cosa qui la Scrittura ci vuole insegnare. Benedetto è il santo nome di Dio. Qualcuno dirà: scusa, ma invece nel verso 18 leggiamo: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, e chi è nato da Dio conserva se stesso e il maligno non lo tocca. Ora però, in 1 Giovanni 1,8, lo vado a cercare, invece leggiamo: se noi diciamo che non v'è peccato in noi, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Non c'è una contraddizione? Ovvero qui dice, nel verso 18 del capitolo 5, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. E invece nel verso 8 del capitolo 1 dice: se noi diciamo che non v'è peccato in noi, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E poi dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto per rimetterceli. No, non c'è una contraddizione, perché tutti siamo dei peccatori e tutti pecchiamo, tutti, anche i cristiani peccano. Abbiamo fatto un video intitolato "Il cristiano pecca", lo puoi visionare. Quindi non ci dilungheremo molto in questa tematica. Non c'è nessuna contraddizione. Il punto è questo, che il cristiano non vive nel peccato. Pecca, sì, ma non vive nel peccato. Non è conosciuto come una persona che pecca, come una persona che vive una vita di peccato, come una persona che bestemmia, come una persona che vive una vita di fornicazione, come una persona che vive una vita di adulterio, come una persona che vive una vita di bestemmie, come un ladrone, come un malfattore, come un cianciatore, come uno schernitore, come uno che commette frodi a destra, a sinistra e molte altre cose. Non è conosciuto per queste cose. Ma il cristiano è conosciuto come un santo, cioè una persona appartata dal male e dall'errore. È conosciuto come una persona che non bestemmia, che non vive una vita di fornicazione, che non vive una vita di adulterio, che non vive una vita di disonestà, che non ruba, che è onesto. Ecco come è conosciuto il cristiano. Ma per quanto il cristiano possa essere santo, per quanto il cristiano si studia di essere santo, certamente per questo corpo, perché siamo in questo mondo e ancora siamo, siamo in qualche modo, siamo malati, anche se si tratta di una malattia spirituale, non materiale, perché nessun malato andrà all'inferno. A volte si sente dire: è malato, no? Uno che è immerso nella pornografia si dice: è malato. No, non è malato, perché i malati non andranno all'inferno, è un peccatore.
benedetto il nome dei peccatori vanno all'inferno, ma in senso spirituale, come disse Gesù, se il malato ha bisogno del medico, va appunto dal medico per farsi sanare. E quindi, siccome viviamo in questa condizione, aspettando appunto la restaurazione di ogni cosa, la risurrezione dei corpi, quindi che questo avverrà nel rapimento della Chiesa, poi quando trapasseremo all'altro mondo allora non peccheremo più, ma quella è già un'altra situazione. Ma in questo momento, per quanto noi possiamo essere santi, certamente possiamo peccare, non dobbiamo, ma possiamo peccare, possiamo cadere, ma quando il cristiano cade, quando il cristiano pecca, si pente, si inginocchia, chiede perdono. In questo contesto l'Apostolo dice: se noi diciamo che non v'è peccato in noi, inganniamo noi stessi. Benedetto è il santo nome del Signore. E poi, nel verso 18 del capitolo 5, dice: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, cioè non vive una vita di peccato. Non è conosciuto come un peccatore, come un oltraggiatore, come un malfattore, come un ladrone, come un fornicatore, come un assassino. No, non è conosciuto per questo. Ma certamente che siamo peccatori. E certamente, benedetto è il santo nome del Signore, possiamo peccare. Dove è scritto questo? A parte che lo vediamo nella nostra vita. Ma poi, sempre prima Giovanni capitolo 2, verso 1, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose, ciò che non pecchiate, cioè non viviate. Il fatto che siamo dei peccatori non ci dà permesso di vivere nella licenziosità. Però se qualcuno ha peccato, poi continua, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Quindi ecco qui che se qualcuno ha peccato, quindi è previsto, è normale che il cristiano possa peccare, non che viva una vita di peccato, ma che possa peccare. Allora il cristiano ha l'avvocato, ovvero Gesù Cristo, ovvero avere l'avvocato significa andare all'avvocato, chiedere perdono al Padre nel nome di Gesù per lo Spirito Santo che ci guida in questa grande verità. Quello non è un peccato che mena a morte. Quello non è un peccato imperdonabile. Lì non c'è apostasia, lì non c'è niente. Lì c'è semplicemente cristianesimo. Questo è l'Evangelo di Gesù il Cristo. Molto interessante, prima di concludere, vorrei leggere, volto pagina, torno al capitolo 5. Vorrei leggere il verso 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Quindi noi chi? La Chiesa. La Chiesa. Noi siamo da Dio. La Chiesa è da Dio. E tutto il resto del mondo giace nel maligno. Tutto il mondo, tutto il mondo. Pure quelli che fanno tante opere buone, che si prodigano, che sono dei religiosi, che non fanno male a nessuno. Certo, tutto il mondo giace nel maligno. Vogliamo tornare a Matteo 12. Matteo 12 è molto delucidante. Vedete come i due passi si collegano tra di loro. Lo sto cercando nella mia Bibbia. Matteo 12. Verso 30. Chi non è meco è contro di me, e chi non raccoglie meco sparge. Interessante. Interessante. Non si tratta di fare opere buone o di fare chissà che cosa, si tratta di essere con Gesù. Infatti dice: chi non è meco è contro di me. E qualcuno dirà: eh sì, ma io sono con Gesù. Benissimo, dimostralo con i frutti. Infatti poi continua e dice: e chi non raccoglie meco sparge. Stai raccogliendo? Chi è con Gesù? Metti in pratica la parola di Gesù. Sai che uno dei comandamenti della Bibbia dice che dobbiamo andare in chiesa? Te lo vado a leggere. Non mi ricordo se è Ebrei 10, 25 o 7, 25.
Ebrei 10:25, non abbandonando la comune nostra radunanza. Già, se tu dici di essere con Gesù, devi anche raccogliere con Gesù. E raccogliere con Gesù significa vivere con Lui, servirlo nell'opera sua, mettere in pratica la sua parola. Tu dici di essere una brava persona, stai mettendo in pratica i suoi comandamenti? Sai che uno su tutti, dove molti cadono o vengono presi, scusate il termine, in castagna, è la fornicazione. Tu dici, ma tanto mi devo sposare. Alcuni dicono, anche figli di Dio dicono, ma tanto vi dovete sposare. Sì, questo lo dicono alcuni. Ma noi non dobbiamo ascoltare alcuni, noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio, che poi tutta la Chiesa, per dire tra virgolette, o tutti i pseudo credenti dicano una cosa, io non ascolto loro, ascolto la parola di Dio. Stai raccogliendo con Gesù? Stai vivendo una vita secondo i suoi insegnamenti? Ti stai studiando di questo? Stai raccogliendo? Stai andando in chiesa? Alcuni dicono non è necessario andare in chiesa, Dio invece ordina di andare in chiesa. Ma a me non è stato insegnato dai miei genitori, da mia madre e da mio padre. Beh, hanno sbagliato. E poi tu non sei chiamato ad ascoltare i tuoi genitori quando questi vanno contro la parola di Dio. Sei chiamato ad ascoltare sì i tuoi genitori perché lo ordina la parola di Dio, ma non quando essi vanno contro la parola di Dio. Perché se i tuoi genitori ti hanno insegnato che non bisogna andare in chiesa, Dio dice vai in chiesa, devi far parte di una chiesa, devi frequentare la chiesa, perché questo è il volere del Signore. Salmo 133, com'è buono che i fratelli dimorino insieme. Lì è la benedizione. Quando vai in chiesa ricevi cibo, magari non senti niente, ma stai ricevendo una crescita spirituale. Benedetto il nome del Signore. Alcuni per scherno dicono, ma tu ti ricordi tutti i sermoni che ha fatto il pastore? Intanto è una domanda che non andrebbe mai fatta. Secondo, la risposta è sì e no. Ovvero, no, certo che non mi ricordo tutti i sermoni che ha fatto il mio pastore, ma allo stesso tempo sì, certo che mi ricordo tutti i sermoni che ha fatto il mio pastore. Qualcuno penserà, è una contraddizione quello che stai dicendo. No. Perché io mi ricordo il principio di quello che il mio pastore mi ha insegnato. E il principio è che c'è un solo Dio, che c'è una Trinità, che siamo tutti peccatori, che c'è un rapimento della Chiesa e che questo avverrà prima della grande tribolazione e non alla fine come molti pseudo puntini che non fanno parte di nessuna Chiesa ci vorrebbero far credere, e questa è un comune denominatore che hanno in tutto il mondo. A proposito, stiamo facendo uno scritto che smaschera il fatto che il rapimento prima della Chiesa è una dottrina apparsa solamente nel 1800. Non è vero, già esisteva nell'epoca patristica. Tra un po' lo pubblicheremo nel nostro sito www.casaceleste.org. E quindi tutto questo che è stato predicato dal mio pastore, che c'è, e da tutti i pastori, noi ce lo ricordiamo tutti, tutto ci ricordiamo, certo che ci ricordiamo tutto. Andare in chiesa significa ricevere alimento, perché così ha voluto il Signore. Stai raccogliendo con il Signore? Sei con Gesù? Se non sei con Gesù, se non stai raccogliendo con Gesù, puoi essere la persona più, tra virgolette, brava del mondo. Mi dispiace, sei sotto al maligno. È scritto in prima Giovanni capitolo 5 verso 19. Tutto il mondo giace sotto il maligno. Quanta brava gente è preda ai propri istinti che si trovano dentro al proprio cuore, alla gelosia, ai scatti d'ira, al voler vendicarsi di tutto e di tutti, ad avercela contro tutto il mondo, a non riuscire a controllare le proprie sensazioni, i propri istinti, o per il sesso, o per l'aggressività, o per il desiderare cose che non ti appartengono, o questa avidità di avere e di volere sempre di più. Quando magari ne hai a sufficienza, hai una bella casa, una buona macchina, un buon lavoro, una buona famiglia e non ti basta, vuoi sempre di più e non riesci più a schiodarti dal lavoro per passare del tempo con la tua famiglia. Dio ha detto di lavorare,
Amen, ma ha detto anche di badare alla propria famiglia. Questo è un comandamento scritto che chi non provvede ai suoi è peggio di un incredulo. Già, tutto il mondo giace sotto il maligno. E chi non è con me contro di me, e chi non raccoglie meco, sparge. Come stai? C'è un peccato che mena a morte. Non è quello che dico che voi preghiate, dice l'Apostolo. Già, non è quello. Perché per quel tale che non vuole ravvedersi, o per quel tale che gli serve una mera religione, o per quel tale che sì, ci va in chiesa, ma giusto per frequentare, va in chiesa ma non raccoglie, non c'è niente da fare. Puoi pregare quanto vuoi, sì, prega pure, tanto non c'è niente da fare. Questa è la bestemmia che non trova perdono, quella di calpestare il sangue di Cristo, ma in maniera particolare per coloro che hanno gustato le potenze a venire e anche per coloro che sono apostati. Non c'è niente da fare. Questa è la parola di Dio. E ti lascio con questa grande verità. Il Signore sta per tornare a rapire la sua Chiesa. Subito dopo ci sarà un periodo denominato la grande tribolazione della durata di 7 anni. E poi ci sarà il millennio. È scritto in Matteo 25, parlando delle 10 vergini, che quelle che rimasero qui non trovarono più un'altra opportunità, sì? Perché se oggi, che hai la possibilità, non ti ravvedi, figuriamoci sotto la mano dell'Anticristo, sarà praticamente, se oggi non ce l'hai fatto, figuriamoci dopo. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Guarda quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo fatto molti video, Il terzo tempio di Gerusalemme si sta per ricostruire. L'ultima settimana del profeta Daniele, 9:27, sta per cominciare. La guerra nel Medio Oriente bolle. Russia, oh Russia, i cannoni della Russia, Gog e Magog, da dove pensi che vengano? Russia, tutta la parte di sotto, anche la Turchia, c'entra pure la Germania. E infatti hanno grandi interessi in comune Germania e Russia. Tutti questi andranno contro Gerusalemme. Tutto questo ci fa vedere che siamo alla fine. I segni sulla luna, le 4 lune rosse che ci saranno tra il 2014 e il 2015. E ogni luna rossa, quindi ogni eclisse lunare, ci sarà sotto in concomitanza, con una festività ebraica. E questo è successo solamente 7 volte nell'epoca cristiana. Poi il sole nero, un'eclisse solare, nel 2015, sempre sotto una festività ebraica. Faremo il video spero tra pochi giorni di concluderlo. Seguiteci. Tutto questo ci fa capire che siamo alla fine dei tempi. Da quando il fico, cioè Gerusalemme, Luca 21:29, da quando il fico sarebbe tornato a germogliare, quindi nel 1948 Gerusalemme tornerà a germogliare, una generazione, una età, in una età si sarebbe concluso tutto. Salmo 90:10, un'età dura dai 70 agli 80 anni. È tempo di riguardare in alto, è tempo che la Chiesa, Matteo 25, le 10 vergini, si svegli, pieghi le proprie ginocchia e si ravveda, perché oggi è il tempo. Dio ti benedica, la pace sia con te.